entusiasmo alle stelle, sotto le stelle per questa bellissima serata dove è stata presentata la nuova squadra della Oriora, è stata presentata ed è stata eletta la nuova Miss Allegra Giovannelli. Tanto entusiasmo veramente per questo nuovo corso del Pistola Basket dopo un'annata non certamente positiva, un nuovo corso che sta cercando di coinvolgere al più possibile tutta Pistoia, tutta la città e non solo gli appassionati, per cercare di portare al palazzetto sempre più giovani, e la parola d'ordine quest'anno dovrà essere divertirsi. Una serata all'insegna del divertimento, dello spettacolo, bisogna aprirsi anche ad altri scenari, non solo al basket. Ma è inevitabile cercare di creare quel ricambio generazionale che possa aggiungere a quello che è lo zoccolo duro del Pistoia Basket anche tutta un'altra serie di interlocutori, a partire dalle generazioni più giovani, a quelle che si affacciano alla vita, ai teenager, che possano essere, diciamo così, gli possa essere inoculato il virus biancorosso, per cui noi parliamo a loro in tutti i modi, attraverso la trap, attraverso il concorso di bellezza, tutti i modi possibili e immaginabili per far capire che Pistoia Basket non è soltanto una società di pallacanestro, ma è anche un modo di essere pistoiesi. Senti, poche settimane di lavoro, ma sei soddisfatto di come sta rispondendo la città? Ma io sono molto soddisfatto, perché la passione per la squadra c'era prima, ci sarà oggi e ci sarà anche domani. Andava un po' ricreato quel clima di positività intorno alla squadra che ovviamente si era un po' perso di recente, ma io sono molto ottimista. Presidente della giuria, esperto di Miss, anche qui per presentare il suo libro. Certamente, per il libro. E per quanto riguarda l'esperienza, per tanti anni la Miss Italia si è fatta noi, sia in Toscana che fuori Toscana, e si è seguita. Quindi un pochino ci se ne intende. A Pistoia il basket ha sempre avuto uno zoccolo d'oro d'appassionati. Con questo nuovo corso, diciamo che la società vuole cercare di aprirsi anche ai non appassionati di basket, quindi coinvolgere la città nel progetto. Ma secondo me hanno perfettamente ragione. È un onore per Pistoia avere una squadra in Serie A. Quindi è una bella cosa questa, quindi tutta la città deve essere con i dirigenti al loro fianco e mettercela tutta. Presenza d'eccezione qui alla presentazione del Pistoia Basket, oltretutto ti hanno anche votato poco tempo fa fra i migliori italiani del quintetto storico. Beh, ovviamente mi ha fatto un grande piacere e questo testimonia ancora il legame che è importante che c'è con questa città. Ci tengo ogni volta possibile di presenziare, perché diciamo che è un amore mai dimenticato, insomma, ecco, nonostante siano passati tanti anni, vedere ancora tanto affetto e vedersi riconoscere un lavoro fa grande piacere. Pistoia sta cercando non solo di curare i tifosi del Pistoia Basket, ma di investire in tutta la città. Sì, mi sembra una politica corretta, ovvio che poi ci sarà il discorso del campo e lì vedremo cosa succede. In ogni caso mi sembra giusto, perché tutto quello che si semina poi verrà un momento in cui si potrà raccogliere, no? Magari anche attirando qualche altro imprenditore, perché capisco che un mondo sempre più professionistico e dove ci sono delle realtà che hanno tanti soldi da spendere è difficile competere. Probabilmente uno dei modi per riuscire a competere è creare questa grande passione, per cui far sentire anche i giocatori coinvolti in un progetto, sentire la maglia, sentire la città, che forse è quello che poi ti fa dare qualcosa in più in campo. Pistoia ha intenzione di fare una squadra di guerrieri, questa è la voglia, no? Dopo l'annata dello scorso anno, chi meglio di te ci può dire quanto è importante dare tutto sul campo? Io la squadra non l'ho ancora vista, quindi non posso giudicare. Però insomma, direi che i presupposti sulla società si è mossa con entusiasmo e con la grinta giusta per mettere su i presupposti per una buona stagione. Adesso poi il campo è la cartina torna al sole, vedremo come va. Però sicuramente Pistoia ha sempre avuto quella forza anche del pubblico, che riusciva a fare rendere molto di più delle proprie capacità i giocatori, quindi perché no, questo entusiasmo farà sicuramente bene alla squadra. Appunto, l'entusiasmo a Pistoia non manca. No, non è mai mancato, nel bene e nel male non è mai mancato, bene o male il pubblico è sempre stato vicino. E
ho visto cambi di generazioni, quindi è diventata una piazza importante, un punto di riferimento per il basket italiano, ed è giusto che questa dirigenza ci si impegni. Restyling societario, soprattutto dal punto di vista della comunicazione, quindi cercare di coinvolgere la città a 360 gradi. Assolutamente sì, era una cosa dovuta alla città, dovuta alla società, e io credo da quel punto di vista si stia lavorando bene. Poi i risultati vanno visti anche un pochino più a lungo raggio, comunque siamo soddisfatti del lavoro che si sta facendo a tal proposito. Proprio dal punto di vista dei risultati, sei contento della costruzione della squadra finora? Ma io sì, io sono fiducioso, mi sembra sia stata fatta una squadra che ha sostanza. Poi è ancora molto presto, perché oltretutto gli americani sono arrivati un pochino dopo, qualche problema a livello di preparazione, però io credo che il budget messo a disposizione sia stato utilizzato in maniera intelligente. Poi quando giochiamo per i 2 punti vedremo se quel che dico è giusto oppure sbagliato. Da quest'anno si è affacciata una nuova figura, le hostess. Spiegaci un po' come funzionerà questo servizio. Allora, sì, quest'anno diciamo hanno voluto dare un valore aggiunto facendo entrare la figura della hostess, anche se era già presente al palazzetto, però diciamo che è una cosa un attimino più seria, fra virgolette, perché siamo molte hostess, siamo credo 12 o 14 ragazze. Principalmente accoglieremo l'ospite che verrà al palazzetto per la partita, accompagnandolo ai propri posti a sedere e fornendo loro un servizio di accoglienza, specialmente anche se ci saranno persone, parenti dei giocatori stranieri, quindi un servizio di accoglienza a tutto tondo, diciamo. Spiegaci com'è nata la costruzione di questo brano su Pistoia e cosa farai stasera. Niente, questo brano, grazie all'opportunità che mi ha dato Maurizio Laudicino, il direttore marketing, abbiamo pensato di fare una canzone appositamente per Pistoia Basket. È stata realizzata, l'ho scritta in una settimana, l'abbiamo registrata, il pezzo suonava e lo lanciamo stasera. Abbiamo girato il video che proietteranno stasera e oltre alla canzone Jordan per il Pistoia canterò 2 inediti questa sera. Il titolo Epidemia e l'altra Fatti miei. Questi brani faranno parte di un progetto, di un disco? Un progetto che tireremo fuori il prossimo anno, stiamo lavorando bene per cercare di fare un disco e lanciarlo su tutte le piattaforme. Palleggiando fuori scuola, perché il basket qua è una gioia, e mi allaccio nello Jordan, yeah. Sto girando per Pistoia, yeah. Palleggiando fuori scuola, yeah. Perché il basket qua è una gioia, yeah. Prendi il tiro dalla tripla, mettiti in fila, tu stai guardando la partita, lancio la sfida, e quel mio amico che mi grida, falla finita, io prendo e fisso la tua tipa, lei si si fida, e quel tuo amico dentro il campo che ti sta aiutando, e tu rimani solo dentro il palazzetto palleggiando, e adesso mi ricordo nella tasca mica tanto, ma adesso sto viaggiando in tutta Italia. Leonardo, come vedi questa Pistoia e questa piazza del Duomo? Ma vabbè, Pistoia è meravigliosa, io sono felicissimo di trovarmi qui a Pistoia in questa splendida sera, perché poi tra l'altro aveva dato anche pioggia, invece ci ha salvato il tempo, sono felicissimi, una grande serata, Pistoia Basket, forza Pistoia Basket, poi le miss, ci sono le miss, quindi veloci perché sono lì dietro, si stanno spogliando, quindi andiamo alla grande per questa magnifica notte dedicata a moda, spettacolo, cultura e bellezza. Quindi da Pistoia Blues al Pistoia Basket, è un grande connubio, sono due cose che si uniscono molto bene, ma stasera è dedicata allo sport, Pistoia Basket, e poi tante sorprese e tante novità su questo palco. Sei soddisfatto della risposta che sta dando la città a questo nuovo corso, a questo restyling? Ma sicuramente, cioè, il restyling, che poi è stato un cambiamento su alcune figure, insomma siamo contenti di ciò che abbiamo fatto, siamo convinti di aver fatto delle buone scelte, abbiamo piena fiducia nelle persone che sono entrate a far parte dello staff. La stagione inizierà fra 20 giorni, saremo sicuramente pronti per l'inizio del campionato, per il resto mi sembra che ci sia euforia, entusiasmo, novità, cose che magari in questi anni non si sono visti, e penso che la società, anche la città, avesse bisogno anche di questo.
ecco, il mondo cambia, lo sport cambia, è importante coinvolgere la città proprio a 360 gradi. Oggi festeggeremo anche il 100° consorziato. Per me come presidente del consorzio, ma per tutto il consorzio, penso sia un grande obiettivo, quindi un traguardo raggiunto. Chiaramente non è un punto d'arrivo, ma è una tappa intermedia di un percorso, però giustamente denota, a mio modo di vedere, anche la situazione attuale qual è. Cioè, nel contesto in cui siamo, sicuramente una pluralità di soggetti che possano condividere degli obiettivi, una fazione comune, rappresenta, a mio modo di vedere, anche una soluzione ideale per lo sport, intanto per il Pistoia Basket e in futuro chissà anche per altre realtà sportive. Senti Federico, cosa pensi di questo nuovo corso, diciamo di questo restyling, no, che c'è stato per cercare di coinvolgere anche chi non era appassionato come te, come voi di basket? Sicuramente positivo, era quello che si chiedeva da anni, dare una sterzata al modo di vendere l'immagine. E mi sembra che la strada sia quella giusta, come dico sempre, bisogna sempre ricordarsi anche di ringraziare chi ci ha portato fino a qui, perché ovviamente i meriti ce l'hanno, però era necessario dare una gestione differente con un po' di difficoltà l'anno scorso nell'organizzarsi, però sembra che ora abbiano ingranato la marcia giusta e stiano facendo dei netti miglioramenti. Sembra che stasera ci saranno tante cose oltre a una semplice presentazione della squadra e quindi insomma vediamo bene. Senti, le prime impressioni sui giocatori, chi potrebbe essere il leader di questa squadra? Credo che Daudel sia un giocatore molto carismatico e ha le doti tecniche per poter trascinare, ha un'esperienza alle spalle che mi fa star sereno. Poi sicuramente Terran sarà un giocatore nel bene e nel male, segnerà questa stagione, speriamo più nel bene. E poi secondo me una buona notizia la darà Johnson, secondo me è un buon giocatore e ci farà divertire tutti. Qui ci sono le miss che sfilano. Ti faccio una domanda al volo. Ciao, buonasera. Sì, dai, un po', però sono contenta di partecipare, sì, molto. Speranze? Boh, speriamo, incrociamo le dita. Il tuo nome? Gaia. Sì, abbastanza, sì. E le altre ragazze cosa dicono? Credo che alla fine abbiamo fatto amicizia molto in fretta, ci siamo trovate tutte abbastanza bene e credo che siano emozionate anche loro. Non c'è competizione? Però ecco, spero di vincere io. Giovannelli! Eccola qua! Complimenti Allegra! Dai, da un bacio, io me la bacio, qua vi bacio tutte, vi bacio tutte. Eccola qua! Beh, facciamo! Non te che se sono. Allora, vabbè. Allora, e Clac consegna l'abito che aveva promesso. Vediamo se riesco. Per te una polo, c'è anche un soggiorno viaggi per 4 persone. Poi? Grazie. Ci abbiamo altro? Abemus Miss, la nuova Miss del Pistoia Basket è? Allegra Giovannelli. Presentati un attimo, dici qualcosa di te e la tua soddisfazione in questa serata. Allora, intanto buonasera, vengo qua da Pistoia, ho 17 anni e frequento la quarta del liceo economico sociale, sempre qua a Pistoia. Il mio sogno più grande fin da piccola è quello di entrare in questo ambito, in questo mondo della moda, però sono un po' fiera di me, sì, perché dopo tanto sono riuscita appunto a realizzare questo mio sogno e comunque sono veramente contenta di questa fascia e spero di ambientarmi bene in questo nuovo. La parola d'ordine è divertirsi, dopo l'annata dello scorso anno è importante non ricreare entusiasmo. Sì, è una cosa bella che hanno fatto, hanno organizzato, diciamo, i nuovi arrivati in casa del Pistoia Basket, Maurizio Ladicino e tutto il suo staff, hanno organizzato questa bella presentazione che è iniziata alle 8:30. Con tutti i ragazzi del nostro settore giovanile per arrivare poi a presentare la nuova squadra. Senti Lorenzo, prime impressioni su questa formazione, prime impressioni su questo pubblico?
Ma le impressioni sono positive. All'inizio devo dire che è sempre così, si cerca sempre di creare, no, una bella atmosfera all'interno della squadra. Devo dire che a me mi ha impressionato molto il primo giorno di allenamenti, che c'era tantissima gente a vederlo. Non è una cosa che capita da tutte le parti, anzi, io penso che una delle cose più importanti di questa stagione sia appunto quella di creare entusiasmo sia all'interno della squadra, ma appunto con tutti i tifosi, con tutto l'ambiente. Le annate non si sa mai come andranno, no? Cosa promettete a questo pubblico? Ma sicuramente di non mollare mai e di giocare ogni partita come se fosse l'ultima. Quello, ci metto la mano sul fuoco io. Sì, anch'io mi associo a quello che ha detto il capitano. E questa sì, altre promesse non ha senso farle adesso. Ti ricordi di me, uno scemo perché, senza soldi, senza fama, chi vincerà di te? Invece guardami adesso, con la fama e il successo, e mi ricordo di quel tempo si passata al campetto. Tira sulla mano quando passa la mia squadra, il successo e la vittoria, sai che è la mia strada. Non ti arrendere finché non suona la campana, ho preso calci e pugni sì dentro quella sala. Oh oh oh, na na na, voglio la vittoria per la mia città. Faccio oh oh oh, na na na, apri la maglietta e vedi che tengo solo le mie Jordan. Sto girando per Pistoia, palleggiando fuori scuola, perché il basket è una gioia, prendo il tiro dalla...